perché se no poi rimane la cosa sospesa. Buongiorno a tutti, buon darvi. Dicevo, abbiamo oggi Fabio Massimo Petti, come, chiudete i microfoni per favore, tutti quanti, grazie. Dicevo, è il principale autore di un articolo che recentemente ha avuto, come dire, gli onori della cronaca, come si usa dire. E sarà l'occasione per parlare con lui di queste scoperte. Ci stanno anche altri autori presenti tra le persone che ci stanno seguendo e altre persone che conoscono da vicino anche, come dire, le località di cui si parlerà, ma è anche l'occasione per riflettere insieme su, a parte nel giorno di Darwin, dedicato a Darwin, che è nato in questo giorno nel 1809, ma riflettere su cosa significa fare divulgazione, parlare di passato, parlare di organismi del passato, perché poi alla fine non stiamo parlando di dinosauri, come dicevamo nel titolo, ma poi su tutti i telegiornali e sui giornali si parlava di dinosauri. E quindi sarà l'occasione anche per riflettere su quello che significa avere a che fare con la comunicazione insieme. Io non perderei altro tempo e darei la parola a Fabio Massimo, che ringrazio molto, e due parole di presentazione di se stesso e poi via. Vedo tanti ragazzi. Buon Buongiorno. pomeriggio a tutti, grazie Raffaele per avermi invitato a fare questa presentazione su questo tema e questa recente scoperta. Come Raffaele mi ha detto che nel pubblico ci sarebbero stati insegnanti e quindi introduco la mia presentazione con dei brevi cenni sulla paleicnologia, che è la disciplina che si occupa per l'appunto dello studio delle orme fossili. Sì, sono d'accordo con Raffaele. Purtroppo fare divulgazione è piuttosto complicato perché, nonostante avessimo prodotto con l'Università di Torino, di Genova, col Muse e con la Sapienza un comunicato stampa piuttosto dettagliato, non hanno in alcun modo, diciamo, rispettato quello che era stato scritto e sono venuti fuori i titoli più strampalati, dinosauri, giurassico, quindi smentendo quello che era effettivamente la notizia. Bene, io inizierei condividendo il mio schermo. Raffaele, dimmi se si vede. Ancora no. Ecco, adesso si sta per vedere. Ok, ci siamo, si vede lo schermo? Si vede, si vede. Si vede tutto, perfetto. Allora, niente, partiamo per l'appunto con dei brevi cenni sull'icnologia. L'icnologia è una disciplina che si occupa dello studio delle tracce prodotte da organismi sopra e all'interno del substrato e si colloca quindi a cavallo tra la paleontologia e la sedimentologia. Qui vediamo alcuni esempi, sono tane di crostacei, tracce di radici e orme di dinosauro del sito di Molfetta. In particolare noi ci occupiamo dello studio delle tracce di vertebrati, di tetrapodi. E questa disciplina si suddivide in neoicnologia per lo studio delle tracce attuali e paleicnologia per l'appunto lo studio delle tracce fossili. Ma come si formano le impronte? Le impronte si formano ovviamente il passaggio di un animale che lascia la sua traccia e poi per un periodo più o meno lungo di tempo vengono esposte agli agenti esogeni e poi nuovamente seppelliti da nuovo sedimento. E a seconda del tempo che intercorre fra il seppellimento e la produzione dell'orma stessa, avremo dei dettagli ovviamente diversi e migliori con un breve tempo diciamo così, di seppellimento tra la produzione e il seppellimento, e diciamo, dettagli sicuramente inferiori con una lunga esposizione, quindi erosione e chi più ne ha più ne metta. Le orme si presentano come. Si possono essere come orme, impronte vere e proprie, controimpronte, quindi il riempimento dato dal seppellimento, ma anche come sottoimpronte, perché infatti l'animale perturba non solo lo strato su cui cammina, ma anche gli strati sottostanti, che ovviamente avranno un dettaglio inferiore rispetto a quello dell'impronta reale. Ma come si studia? Fabio, ti chiedo scusa, Sì. clicca su nascondi così togli quella barretta sotto che disturba. Sì, scusa, Scusatemi, prego. però così No, prego. è sparito il PowerPoint. Mi sa Aspetta. che era successo già un'altra volta. Ok, Ecco, adesso. vedete? Sì.
Dunque, come si studia? Per prima cosa, come è accaduto in molti dei siti da noi analizzati, bisogna pulire la superficie caratterizzata dalle orme. Si usano i mezzi più diversi, da bobcat, pale meccaniche o gettitarie, scusate, o addirittura aspiratori, come è successo recentemente per il sito di Altamura. Poi si passa al dettaglio con pennelli, scope ed altri strumenti, diciamo, più tradizionali. Per prima cosa l'icnologo che cosa fa? Vede quelli che sono, diciamo, i dettagli morfologici di queste depressioni e con un semplice gesso da lavagna cerca di mettere in evidenza quelli che sono i caratteri, quindi la presenza diciamo sì, delle dita, ma anche dei cuscinetti falangeali o delle tracce degli artigli. Dopo aver fatto questo, diciamo così, questa rappresentazione, questa interpretazione, che di fatto si tratta di un'interpretazione, questa interpretazione viene riportata su dei teli di plastica trasparente per poi essere ulteriormente analizzati e misurati in laboratorio. Questa pratica è accompagnata dalla misura di tutta una serie di parametri, quali possono essere la lunghezza e la larghezza dell'impronta delle dita, ma anche la misura degli angoli fra le dita stesse. Nel caso di queste misure, si possono ottenere tramite tutta una serie di formule empiriche i parametri del trachemaker, quale ad esempio l'altezza all'anca o la lunghezza dell'individuo che ha prodotto le impronte. Queste formule empiriche poi consentono di stimare anche quella che era la massa corporea degli individui, quindi tutta una serie di parametri importanti per conoscere, diciamo così, la carta d'identità del produttore, del trackmaker. Poi vengono, nel caso fortunato in cui si hanno delle piste come queste bellissime dei Lavini di Marco o di Altamura, si misurano anche altri parametri, cioè i parametri che possono essere il passo obliquo, il passo doppio, l'angolo del passo, la luce e la larghezza della pista, tutti parametri che consentono altre misure, quali ad esempio la velocità, oppure la comprensione dell'atteggiamento locomotorio dell'individuo che ha prodotto l'impronta. Ancora, si può, a seconda del tipo di impronte, si può conoscere la prevalenza funzionale, ossia la parte dell'arto su cui carica, diciamo così, il trackmaker, e quindi l'assonia, che può essere, diciamo, centrale o laterale, o interna o esterna, o il numero di dita coinvolte nella locomozione stessa, quindi la dattilia, quindi capire se un animale era tridattilo, tetradattilo, cioè, o pentadattilo. Ancora, la gradia, cioè, nel senso che in alcuni casi abbiamo delle impronte che sono caratterizzate semplicemente diciamo così, dalla presenza delle dita, altre ancora parte della pianta, oppure tutta la pianta, quindi passando da atteggiamenti, diciamo così, digitigradi, semiplantigradi a plantigradi. Il tutto è complicato da che cosa? Dalle caratteristiche fisiche del substrato. Queste, per esempio, sono tutte tracce lasciate da un uomo, ma ovviamente, come potete vedere, a seconda delle caratteristiche del substrato, in particolare del grado di saturazione in acqua, possiamo avere diciamo sì, una preservazione completamente diversa. Questo complica terribilmente il compito dell'icnologo, nel nostro caso del paleoicnologo, quindi la ricerca del trackmaker e del produttore si fa sempre più difficoltosa. E fino a qualche anno fa, accanto a tutte queste analisi, venivano realizzati, diciamo, dei calchi con delle gomme siliconiche e opportunamente catalizzate con dei prodotti specifici, per realizzare poi dei calchi, diciamo così, positivi in laboratorio con colando resine possidiche mixate a polveri di marmo, polveri carbonato e terre colorate, per ottenere così una replica perfettamente fedele a quella che
a quella che era l'impronta studiata sul terreno in affioramento. Questo per motivi di esposizione museale, ma anche per un ulteriore studio delle orme e delle piste stesse. Negli ultimi anni, diciamo così, dal 2007 fino ad oggi, le nuove tecnologie ci sono venute in soccorso. Si è passati dall'utilizzo dei laser scanner o dai lidar, dei terrestri a laser scanner, per avere una modellazione tridimensionale delle orme e delle piste. In particolar modo, il lidar, il terrestri al laser scanner, era stato utilizzato per quelle superfici, diciamo così, di difficile accesso. Queste pratiche oramai sono diventate di uso comune nell'icnologia. Adesso ogni lavoro viene pubblicato di paleicnologia, riporta, diciamo, il modello 3D ottenuto con la fotogrammetria digitale ad alta risoluzione, la cosiddetta close range photogrammetry, che si ha scattando tutta una serie di fotografie a 360 gradi intorno all'impronta e con diverse angolazioni. Poi c'è un software che ovviamente processa tutte queste immagini e restituisce delle immagini pazzesche, con delle contour lines, oppure a falsi colori, che mettono in evidenza tutta una serie di particolari non visibili sul terreno, o addirittura di misurare la profondità delle impronte, cosa che è praticamente impossibile in affioramento. Questo, per esempio, è un esempio di una bellissima impronta tridattila dell'icnosito di Molfetta in Puglia, in Italia meridionale. Altro vantaggio della, diciamo così, della modellazione 3D delle impronte è la possibilità di stampare questi modelli, anche se a mio avviso ancora i calchi, le stampe che si ottengono non hanno, il dettaglio che ha un calco. Quindi ancora siamo un pochino al di sotto, anche se sicuramente è un grosso passo in avanti. Accanto alla fotogrammetria, già in passato veniva utilizzata la cosiddetta aerofotogrammetria tramite l'utilizzo di palloni aerostatici, dirigibili o elicotteri, aerei. Questa tecnica viene utilizzata soprattutto per i grandi siti, per superfici molto estese. Ad esempio, il pallone aerostatico venne utilizzato dal gruppo di studio della Sapienza guidato dal professor Nicosia in occasione delle prime analisi del sito di Altamura. Questa tecnica è stata, sostituita negli ultimi anni, a partire dal 2017 più o meno, dall'utilizzo dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, meglio conosciuti come droni. Questi consentono in pochissimo tempo la scansione di vaste superfici e quindi l'ottenimento di ortofoto dettagliatissime, che consentono di mappare intere superfici molto, molto ampie. E questo tipo, di strumento è stato utilizzato in Abruzzo dal gruppo di ricerca della Sapienza, ma anche per la cartografia del sito dei Lavini di Marco in Trentino Alto Adige e del sito di Altamura in Puglia. Ovviamente, come abbiamo detto prima, il fine, ultimo dell'icnologo è quello di conoscere l'autore, il track maker delle impronte, ma per fare ciò, prima le orme devono essere classificate. Le orme hanno un sistema di classificazione parallelo a quello degli autori. Infatti abbiamo un nome per le orme e un nome per il loro trackmaker. È una classificazione binomia, come quella dei trackmaker, ma non abbiamo dei generi delle specie, ma icnogeneri, icnospecie. Ecco perché su tutti i giornali è uscito, ad esempio, il nome di Isochirotherium gardettensis, dicendo che era una nuova specie. Non era corretto questo, era una nuova icnospecie dell'icnogenere Isochirotherium.
Ma andiamo, diciamo così, all'oggetto di questa presentazione, ossia le orme di arcosauriformi dell'altopiano della Gardetta. Ci troviamo in Piemonte, in Valmaia, a 2200 metri, 2200 metri di quota, poco a sud dal rifugio del Gardetta. Da un punto di vista geologico, questo sito appartiene al cosiddetto dominio brianzonese, in particolare le falde penniniche medie, e come possiamo vedere da questa mappa molto schematica, quelli che sono i sedimenti che vanno dal Carbonifero fino a tutto il Mesozoico. La successione stratigrafica è caratterizzata alla base da andesiti di età permiana, cui seguono rocce conglomeratiche, il cosiddetto Verrucano brianzonese. A cui fa seguito una successione di quarziti, scusate, quarziti di quarzo areniti, caratterizzate da ripple marks, mud cracks e altre strutture sedimentarie. A queste fanno seguito ancora verso l'alto una successione, diciamo così, evaporitica con gessi e calcari accelletti, poi inizia una sequenza carbonatica caratterizzata da calcari a rizzocorallium, ichnogenere tipico del Triassico medio e dell'Anisico inferiore, o questi calcari possono avere anche altri resti fossili, come i resti di crinoidi, con la specie Datogrinus gracilis, anch'essa riferibile allo stesso intervallo temporale. Le orme provengono dalle cosiddette Werfenian quartz arenite, e questo intervallo è noto, diciamo così, in letteratura sin dagli anni 70. Questa è la famosa carta geologica del massiccio dell'Argentera di Malarola, dove l'affioramento era, diciamo così, cartografato in viola con un Werfeniano inferiore, cioè quello che era il Triassico inferiore. Per i non addetti ai lavori, Triassico inferiore stiamo parlando di 250 milioni di anni fa. La cosa interessante è che questo, ecco, l'intervallo evidenziato in giallo è l'intervallo delle orme dell'altopiano della Gardetta. In viola invece le peliti di case Valmarenca del Brianzonese Ligure, dove nel 2015 Giuseppe Santi e coautori hanno rinvenuto una serie di impronte attribuite ad arcosauri, Chiroterium e l'ichnogenere riconosciuto. Quindi una corrispondenza anche con questo affioramento del Brianzonese Ligure. Le condizioni di affioramento del sito della Gardetta sono alquanto, diciamo, alquanto critiche. Questa era una fotografia del 2004. Per capirci, le impronte sono su questa superficie. Al di sopra abbiamo questo livello a ripple marks e tutta una serie di altri strati. Nel tempo, come potete vedere, la superficie a ripple marks è venuta completamente via, grazie diciamo, a un franapoggio. Poi siamo a 2200 metri di quota, quindi l'azione del gelo disgelo porta a un rapido, diciamo così, deterioramento delle condizioni di affioramento. Questo è il 2017, la prima volta in cui sono andato sull'affioramento. Come vedete, i testimoni dei ripple marks sono rimasti veramente pochi. Le orme furono rinvenute da tre studiosi, da Enrico Collo, geologo di Dronero, cittadina della Valmaira, e Michele Piazza, ricercatore dell'Università di Genova, Heinz Führer dell'Università di Zurigo. Nelle poche, diciamo sì, nelle parti esposte dello strato caratterizzato dalle impronte, avevano notato tutta una serie di depressioni che subito avevano ricondotto a delle orme. Possibili orme di rettili. Queste, per esempio, sono delle fotografie scattate proprio il giorno del ritrovamento. E queste le prime interpretazioni fatte da Führer, Collo e Piazza. Questo
Questa è una, diciamo così, un disegno schematico di una serie di impronte riconosciute sulla superficie. Nel 2017 sono stato chiamato a verificare, diciamo così, questa superficie dai colleghi dell'Università di Torino, mi riferisco a Massimo Delfino e Edoardo Martinetto, e è partita, diciamo così, una rianalisi della superficie investigata inizialmente dai tre ricercatori. Abbiamo utilizzato sicuramente dapprima i metodi tradizionali, e questa è stata, diciamo così, l'interpretazione della superficie ormai esposta in gran parte. Oltre a riconoscere due possibili piste di tetrapodi, è stata riconosciuta anche un'altra impronta con delle caratteristiche morfologiche completamente diverse rispetto a quelle precedentemente scoperte. Nel detrito, al piede dell'affioramento, sono state scoperte poi tantissime controimpronte che non sono altro che il materiale riempimento della superficie stessa. La cosa interessante è che stavamo, diciamo così, facendo i rilievi della superficie in basso, quando Edoardo Martinetto mi chiama e ci chiama per verificare la possibile esistenza di altre impronte in una superficie esposta più a monte. Si vedevano appena appena due depressioni qua, queste due, vedete la differenza di colore delle impronte. Abbiamo pulito questa superficie, è venuta fuori questa bellissima coppia manopiede, così la chiamano gli icnologi, caratterizzata da un piede pentadattilo, cioè con cinque impressioni delle dita, di lunghezza pari a quasi 35 centimetri. Stiamo parlando di un animale abbastanza grande, e subito davanti c'era la traccia della zampa anteriore con tetradattila, con quattro impressioni delle dita. Questo è il rilievo che abbiamo fatto io, Führer e Edoardo sul terreno. Questa è una prima interpretazione. L'anno dopo siamo tornati nuovamente. Questa è la superficie, per capirci dove è stato trovato questa bellissima coppia mano-piede. Siamo tornati, abbiamo pulito ulteriormente la superficie, e sono venute fuori altre due coppie bellissime, ben preservate, sempre con un PES pentadattilo e non una mano tetradattila. In 2019, nuovamente tornati sull'affioramento, ovviamente ci sono delle piccole finestre in cui si può lavorare sull'altopiano per le condizioni, diciamo così, climatiche abbastanza estreme. Come potete vedere sulla sinistra, questo era l'inizio di settembre, già nevicava quindi, per farvi capire la situazione. E nuovamente un'altra coppia mano-piede, quindi siamo arrivati a quattro passi consecutivi della stessa pista, e qui ci siamo fermati. Ovviamente, accanto all'analisi tradizionale fatta col gesso e i rilievi tradizionali, abbiamo fatto modellazione 3D, quindi tutte e tre le impronte inizialmente sono state, diciamo così, modellate. Questo ci ha consentito di fare un disegno interpretativo, che è quello che vedete sulla destra, e di conoscere un po' quella che era, diciamo, la postura di questo individuo, cioè una luce, come vediamo, piuttosto stretta, quindi un angolo del passo tra 170 e 180 gradi, che ci racconta di una postura semi-eretta quasi di questo individuo. Dovevamo classificarle queste impronte. E questa impronta, come vedete, è caratterizzata da una prevalenza del dito 2, del dito del secondo e del terzo dito, che sono, diciamo, i più lunghi e sono subeguali. E questo è un carattere tipico di un icnogenere noto con il nome di Isochiroterium. Isochiroterium se ne conoscono molti in tutta Europa, uno anche in Italia, l'Infernense. Questo, diciamo così, questa pista che abbiamo rinvenuto sul Gardetta aveva delle forti analogie con Isochiroterium marshalli, anche se la posizione
del quinto dito e diciamo così, la morfologia e il numero delle impressioni delle dita nella mano ci hanno portato ad istituire una nuova icnospecie, non più Isochirotherium marshalli, ma Isochirotherium gardetensis. Anche l'altra impronta che era stata trovata, mal preservata, ma che era stata trovata sulla superficie più bassa, è anch'essa riconducibile a Isochirotherium per la prevalenza del secondo e del terzo dito. Le altre impronte invece sono quelle, mi riferisco sempre a quella della superficie più bassa, sono mal preservate, ma hanno dei caratteri che ricordano molto l'icnogenere Chirotherium, in particolare il parallelismo delle impressioni delle dita indica forti analogie con l'icnospecie Chirotherium cicleri. Ma chi sono gli autori di queste impronte? Per quanto riguarda il possibile Chirotherium, tutti sanno che oramai in letteratura è nota l'associazione tra il Chirotherium e il Ticinosuchus ferox, quindi Arcosauri Rawisuki, anche se questo trackmaker è del Triassico Medio, quindi probabilmente le impronte di Chirotherium della Gardetta sono riconducibili a un Arcosauro, a un Rawisuko del Triassico Inferiore e non al Ticinosuchus ferox. O il Ticinosuchus ferox era anche presente nel Triassico Inferiore. Per quanto riguarda invece l'Isochirotherium, diciamo, l'analisi è stata molto più approfondita perché l'eccellente preservazione e i modelli 3D ci hanno consentito di costruire la lunghezza e la posizione delle falangi sia nel piede, diciamo, sia nell'arto posteriore che in quello anteriore. E quindi questa è stata sull'interpretazione fatta, questa è stata la ricostruzione della zampa posteriore e questa di quella anteriore. Cosa abbiamo fatto dopo? Abbiamo confrontato queste due ricostruzioni con gli scheletri dei piedi e delle mani conosciuti per il Triassico globalmente. Il primo gruppo che è stato confrontato è stato quello degli arcosauri formi basali, quindi Proterosuchus fergusi, Canarasuchus bonapartei, Opercaria capensis. Tutte queste specie sono caratterizzate dall'avere il quarto e il secondo dito piuttosto simili come lunghezza e non una prevalenza del secondo e del terzo dito come invece accade in Isochirotherium. Quindi abbiamo scartato gli arcosauriformi basali. In un articolo del, non ricordo adesso che anno era, ma di qualche anno fa, Caius Diedrich, un ricercatore tedesco, associava le impronte di Isochirotherium al genere Arizonasaurus, in quanto gli scheletri di questo Arizonasaurus provenienti dalle Mount Formation erano stati trovati negli stessi livelli in cui c'erano delle impronte di Isochirotherium. Peccato che però sia per Arizonasaurus che per il suo corrispondente del Triassico Inferiore, Ctenosauriscus, non sono state trovate nelle zampe, nei resti scheletrici delle zampe anteriori e di quelle posteriori. Quindi, diciamo così, al momento questa ipotesi di Caius Diedrich non è suffragata da dati veri e propri. Altro gruppo preso in considerazione sono i Poposauridea. In questo caso abbiamo sicuramente un'eteropodia, come possiamo vedere, completamente differente, cioè le mani sono molto più grandi che nell'individuo ricostruito, e il quinto dito è posizionato decisamente più avanti. E la postura, diciamo così, di questo dell'Otosaurus era decisamente più semiplantigrada che plantigrada, come nel nostro caso. I Rawisugidi sono anche stati esclusi per la loro, diciamo così, per la lunghezza innanzitutto dei metatarsali, quindi una postura digitigrada, ma anche per altri fattori, sebbene, diciamo così, la proporzione delle falangi fosse abbastanza corrispondente.
ancora posto sucus, per lo stesso motivo è stato scartato. Vedete, i metatarsali sono decisamente più lunghi, e anche non c'è quella prevalenza del secondo e del terzo come in isocheroderma. Una buona corrispondenza è stata invece trovata con i cosiddetti arcosauriformi del Triassico medio, in particolare mi riferisco agli eritrosuchidi. Come vedete da questo, diciamo, disegno di Gower del 1996, c'è una buona corrispondenza per quel riguarda le proporzioni delle, diciamo così, delle falangi, ma anche per, diciamo così, la posizione del quinto dito. Un altro, diciamo così, un'altra specie di retrosuchide, dell'anisico superiore, quindi del Triassico medio, proveniente dalla Cina, Shansi Sucus, ha una corrispondenza abbastanza buona. Problema qual è? Stiamo parlando di Triassico medio, quindi probabilmente l'autore delle nostre impronte è un arcosauriforme, ma ancora sconosciuto nel record fossile. Qui ancora, diciamo, un confronto con tutte quelle, un riassunto di quello che ho appena detto. Ecco, l'affinità fra il nostro piede e quello degli eritrosuchidi. Sulla sinistra vedete quella che è la ricostruzione fatta da Fabio Manucci del possibile trackmaker sulla base delle nostre indicazioni. Stiamo parlando di un individuo che probabilmente raggiungeva i 4 metri e mezzo di lunghezza, quindi un individuo abbastanza importante. Ma quali sono gli altri siti europei con orme di questo tipo, orme di arcosauri? Beh, non ce ne sono tantissimi nel Triassico inferiore medio. Come ho detto, c'è l'altro sito del Brianzonese Ligure, ma pochi altri a livello, diciamo sia a livello europeo. E la cosa importante è che questo il sito del Gardetto si colloca dal punto di vista paleolatitudinale all'incirca 11 gradi nord, quindi una posizione equatoriale e subequatoriale. Questo aggiunge un ulteriore dato piuttosto importante, in quanto nel 2012 San e coautori avevano ipotizzato che le condizioni climatiche estreme, di un caldo estremo che avevano seguito, diciamo così, le imponenti eruzioni vulcaniche del Permiano superiore, quindi avevano seguito anche l'estinzione di massa, la famosa estinzione di massa del Permo-Trias, avessero portato i tetrapodi in generale a migrare verso le zone delle alte latitudini, sia nord che sud. Quindi, analizzando il record fossile, ma unicamente il record fossile scheletrico, i body fossil, San e Tali avevano ipotizzato questo gap equatoriale e quindi un posizionamento verso le alte e le basse latitudini. Analizzando il record non solo lo scheletrico, ma anche quello delle orme fossili, abbiamo visto che questa ipotesi non era suffragata, in quanto, come possiamo vedere, le orme sono presenti sia nelle zone delle alte latitudini, ma anche nelle zone equatoriali. Quindi il Gardetta, che si colloca a circa 11 gradi di latitudine nord, porta un nuovo dato che smentisce l'ipotesi del super hot climate del Triassico inferiore. Questo super hot climate ci può essere anche stato, ma non ha, diciamo così, portato tetrapodi, rettili in particolare, a migrare verso le alte latitudini. Io vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio in particolare tutti coloro che hanno contribuito a queste ricerche dal 2008 fino ad oggi, e in particolare l'Associazione Culturale Scarton, nella persona di Giovanni Raggi, che ha consentito che tutto ciò potesse essere svolto da un punto di vista economico. Grazie.
Bene, grazie, grazie. Sei stato chiarissimo, veloce anche. Stavo pensando mentre parlavi di come certe. Ieri parlavamo delle illustrazioni, no? Di quanto, per esempio, ha detto Eubarcheria Capensis. A me è venuta in mente un'immagine che nella mia infanzia era uno dei pochi pre-dinosauri, non so come definirli, no? Che c'erano nei libri e che poi, insomma, poi magari adesso alla luce delle nuove ricerche quell'illustrazione è completamente superata, magari. Però Ce ne sono tante altre di nuove, sicuramente. È una delle più gettonate, Eubarcheria, per le raffigurazioni. quindi quanto siamo legati poi alle illustrazioni che poi per certi aspetti ci condizionano, perché abbiamo bisogno di avere un'immagine. E le orme, come dicevamo ieri, danno invece la parte dinamica, danno invece, no, la vita. Ieri parlavamo di tornare alla vita con le illustrazioni, oggi vediamo proprio gli effetti della vita, il movimento. E mi chiedo subito una cosa, poi ascolto volentieri le vostre domande. Mi ha preoccupato lo stato di conservazione di quel sito, che è difficile da preservare. Allora, Come. guarda, noi, la tua domanda è pertinente. Noi praticamente ci siamo limitati ad analizzare quello che era già scoperto. Anche le quattro, diciamo, coppie manopiede che tu hai visto erano semplicemente coperte da uno strato di terra. Quindi non abbiamo rimosso ulteriori strati proprio perché la condizione è particolare. Se gli studi andranno avanti, cosa che mi auguro, sicuramente il sito andrà messo in sicurezza, andrà consolidato ogni qualvolta verranno scoperte delle orme nuove, altrimenti anche la superficie con impronte può fare la stessa fine della superficie con i ripple marks, quindi la puoi perdere nel giro di pochi anni. In tal senso, io penso che la realizzazione di calchi tradizionali, io continuo ad essere convinto che un calco tradizionale sia migliore di una stampa 3D, ci può consentire di portare via un dato importante, ecco, questa nuova icnospecie può essere sicuramente, oltre che essere visualizzata come modello tridimensionale sui computer, nei database, nelle databank, MorphoSource, chi più ne ha più ne metta, può essere vista dal vivo in un museo, come può essere il museo dell'Università di Torino, per esempio. Io continuo a pensare che la realizzazione di un calco di quella superficie sia necessaria. Poi ci sarà bisogno di interventi di consolidamento della superficie stessa e di copertura, se necessario, perché non possiamo perdere sicuramente quel dato. È vero pure che se non fossero venuti via i ripple marks non avremmo mai visto le impronte, quindi qualcosa bisognerà pur perdere. C'è una domanda da parte di Luigi Ausonio Ronchi. Bene. Ciao Fabio, innanzitutto bravissimo, molto interessante, l'hai spiegato molto bene, sei un grande divulgatore. Ascolta, io volevo chiederti questo, ma tu dici che allora l'età è triasco inferiore, ma si può dire qualcosa di più, Allora, secondo te, che parte, magari perché non annisco questa inferiore? è un'ottima domanda, in quanto l'associazione Isocriotherium-Chirotherium potrebbe essere quello che è quel biocrono a Chirotherium Barty di Klein e Lucas del 2007, che va per l'appunto dal Triassico inferiore alla base dell'anisi. Quindi all'inizio noi non avevamo escluso. Non avevamo escluso anche la possibilità che fosse un triassico medio, ma diciamo sì, l'età della formazione sovrastante delle cosiddette carniole inferiori è sempre stata data al triassico inferiore. Poi, nella formazione corrispondente del Brianzonese Ligure, le quarziti di Pontenava, che stanno subito sotto le peliti di Casa Valmarenca, dove Umberto, Giuseppe e coautori hanno trovato le impronte,
in quella formazione sono state trovate Stevia Minuta e Miacites Fassaensis, che sono per l'appunto riferibili al Triassico inferiore. Quindi un'età Triassica inferiore, secondo me, è molto, molto, molto probabile. Oltretutto, anche diciamo sì, la successione calcarea, quella che sta al di sopra della la parte evaporitica con i Rizzocorallium e dell'anisico inferiore, Rizzocorallium Datocrinus, quindi stiamo parlando diversi dati ci portano verso un'attribuzione più che probabile al Triassico inferiore. Grazie. Prego. Ci sono altre domande, altre curiosità, interventi? Ecco, la domanda di Marco Toldo. Salve, qual è la possibile... Andate via, aspettate un attimo. Qual è la possibile altra fauna della Gardetta, sia terrestre sia mariana del periodo? Quali potevano essere gli altri possibili valligiani, tra virgolette, che si spera potrebbero essere trovati in futuro nella zona? Grazie. Mauro. Beh, allora, partiamo da quello che abbiamo per il momento. Abbiamo sicuramente queste tracce, che sono tracce di rettili. E al momento abbiamo un'associazione faunistica che è data da rettili arcosauriformi, non arcosauri, e arcosauri, testimoniati per l'appunto da questi due icnogeneri, Chiroterium e Isochiroterium. Per quanto riguarda le faune marine, come ho detto, nella parte alta abbiamo questi resti di steli di crinoidi, Datocrinus, quindi parliamo di prateria crinoidi nell'anisico inferiore. Non mi sono occupato della successione alta, prevalentemente ho analizzato ecco, le quarzi siltidi, le quarzi areniti, dove sono state trovate le impronte. Ecco, una cosa molto importante potrebbe essere quella di trovare dei livelli, diciamo così, a pollini, che potrebbero confermare o smentire l'età dell'affioramento, ma come vi ho detto è difficile lavorare su questo sito perché la finestra temporale è veramente piccola. Ecco, già a settembre nevicava copiosamente, per gran parte della stagione è coperta dalle nevi, insomma. Un'altra questione che in questi giorni ho sentito dire da varie persone, insomma, relative alla necessità di avere, per esempio, gli icnotipi, per esempio, no? E una copia eventualmente anche di tipo virtuale, non so come dire, tridimensionale, che in qualche modo possa servire, no, a documentare, perché c'è il rischio che questo materiale così importante, ma anche così a rischio, perché è sottoposto alle intemperie, possa finire in un archivio digitale. Che ne pensate? Che ne pensi? Che ne pensate? Allora, guarda, la domanda è giustissima. Per quanto riguarda l'ultimo articolo che abbiamo scritto, abbiamo istituito questa nuova icnospecie di Sotiroterium gardettensis, l'olotipo è sicuramente la pista che sta sul terreno, rimane quello l'olotipo, ma parallelamente abbiamo dovuto depositare su MorphoSource, questo database di cui ti parlavo prima, il modello tridimensionale di quello che noi riteniamo la coppia, diciamo, più rappresentativa, la coppia manopiede più rappresentativa, anche se quello non è l'olotipo, cioè quello è il calco, diciamo, del modello tridimensionale virtuale dell'olotipo. Sarebbe importante, come ti ho detto prima, riuscire o a ottenere una stampa di quello o a fare un calco della pista, almeno tre passi, e conservarlo in uno dei musei delle istituzioni che hanno partecipato a questa ricerca, ma potrebbe essercene uno a Torino, uno a Roma, uno a Trento, ecco, sicuramente più di uno. Ecco. Altre domande, curiosità? C'è una domanda scritta, un attimo che sto facendo il flipper. Eccola qui, rappresenterebbe la testimonianza della ripresa della fauna a seguito dell'estinzione Permo-Trias? Beh, ripeto, se
se diciamo, l'età, come tutto lascia presupporre, è un triassico inferiore, l'analisi di questo sito risulterebbe proprio cruciale proprio per questo, per capire quello che è tutte quelle che sono le dinamiche della ripresa biologica dopo la grande estinzione di fine Permiano. Ecco, sicuramente abbiamo degli individui che hanno attraversato anche questa estinzione e si sono riproposti all'inizio del Triassico inferiore diciamo, una fauna piuttosto diversificata come quella dell'Altopiano della Gardetta. Do la parola a Sara Sadoli perché aveva alzato la mano e qui in mezzo a queste facce care c'è anche la sua mano alzata. La saluto, ciao. Grazie, Raffaele, grazie Fabio per la presentazione molto interessante. Mi chiedevo, a proposito della datazione, anche se già immagino che sarà un no, visto che comunque sono strati a Franapoggio e la litologia sono quarzi areniti, però mi chiedevo qual è l'estensione di questo affioramento, cioè se lateralmente, sopra, sotto sono visibili altri strati e quindi secondo te sarebbe possibile tentare una datazione tramite magnetostratigrafia? Guarda, ti ringrazio per la domanda. La magnetostratigrafia, non ci abbiamo pensato per il momento. Sicuramente l'estensione, è ampia, anche perché di fronte, se tu hai visto diciamo, quella fotografia della Rocca Lameia, abbiamo tutta una serie diciamo così, cioè tutta la successione esposta, quindi sicuramente potrebbero essere fatte delle analisi ulteriori, però la magnetostratigrafia non l'avevamo presa in considerazione. Siamo alla ricerca di livelli con pollini o qualcosa che ci possa, diciamo, si inchiodare sopra e sotto. Per il momento, gli unici appigli che abbiamo avuto sono, diciamo, la parte sovrastante con tutti quei, diciamo, le tracce di bioturbazione o i resti di crinoidi che ci portano all'anisico inferiore e quindi a un possibile triassico inferiore, ma siamo, diciamo, aperti a ulteriori analisi. Tieni presente che c'è a tre quarti d'ora di macchina il laboratorio di paleomagnetismo consorziato fra varie università, fra cui anche quella di Torino, e in cui attualmente lavora un ragazzo che è esperto di magnetostratigrafia del Triassico, che è il dottor Maron, per cui Ok, magari lo terremo presente sicuramente. Grazie del suggerimento. c'è la mano alzata di Evelyn, che insomma l'ho vista adesso e sono contento, però devi fare lei la domanda. Dove sei? Non ti preoccupare, Raffaele, mi faccio sentire se ho bisogno. Grazie. Fatti anche vedere. Fabio, una domanda, Ciao Ale. considerando un po' anche la similitudine con, o comunque temporalmente una vicinanza col Pitstaperas. Il Pitstaperas ha una variabilità di specie molto alta, da forme molto piccole, plincosauroidi, fino a forme grandi, arcosauro-sifomi, no? Certo. Tu qui, alla nuovo sito che avete individuato, il fatto stesso che tu hai quasi praticamente, da quello che vedo io, da quello che ho capito io, solo grandi predatori, il fatto che ti manca tutto il resto della catena alimentare è un fattore tafonomico perché hai quarzi areniti o c'è un'altra motivazione dietro? Ottima domanda. Allora, come ti ricorderai, al Pitstaperas avevamo tantissime altre forme. C'erano, se non ricordo male, c'erano anche Aspe brachichiroterium, se non ricordo male. Sì, c'erano anche altre. E stiamo parlando di un qualcosa che probabilmente è più alto. Stiamo parlando del Triassico medio a Pitstaperas. Qui c'è un Triassico inferiore, ci potrebbe essere anche, come dici tu, un overprinting tafonomico che non ci consente di vedere queste altre forme più piccole, no? Come i Rhynchosauroides che proseguono fino al Triassico medio sicuramente. Entrambe le cose possono essere possibili, ma io credo che l'età, cioè le forme che ho visto, sono diverse rispetto a quelle del Pitstaperas, e questo
mi lascia pensare che il Triassico inferiore sia più probabile del Triassico medio, altrimenti avremmo trovato anche altre impronte. Però comunque nel Belf dolomitico in Casa Roides come impronta ce l'hai. Sì. Quindi anche se fosse più basso teoricamente. Ci dovresti, però è chiaro che non puoi aver tutto, e come ti ho detto un fattore sicuramente preservazionale potrebbe aver determinato la mancanza del Rincosauroides o di altre forme, perché poi ci sono anche altre forme che mancano, non solo il Rincosauroides. Sì, certo. Poi altra informazione invece per quanto riguarda i pollini, da quello che vedo io, la litologia che avete è abbastanza grossolana, dovreste vedere se avete degli interstrati sì, molto fini in mezzo, perché sì, altrimenti con quella litologia che ho visto io no, al momento non abbiamo visto niente. Poi abbiamo fatto tutta una serie di sezioni sottili di questo livello, ma purtroppo non è venuto fuori nulla. E ti ripeto, per il momento l'attribuzione cronologica si basa ed è secondo me fortemente corroborata da un inchiodamento sopra e sotto del livello, ecco. Ci sono anche altre domande, altri interventi. Uno, Alessio Ciaffi, che non so, l'ha scritto, non so se lo vuole fare lui. È ragionevole ritenere che possano essere presenti altre impronte nella stessa area, o l'area di ritrovamento è limitata a ciò che è stato già studiato? Allora, come avete visto, le condizioni di affioramento sono particolari, ma certamente ce ne sono delle altre di impronte. Tutto il fronte, tutto il versante potrebbe essere analizzato, pulito, però, ripeto, io non procederei se prima non c'è un progetto ben chiaro, sicuramente finanziato, che ci consente di lavorare e di non perdere nulla di quello che eventualmente verrà scoperto, perché questo è il rischio, cioè scoprire per poi perdere non ha alcun senso al momento. C'è una domanda, ha alzato la mano Samuele Insinna. Sì, salve, buon pomeriggio. Salve. Innanzitutto le faccio i complimenti per la presentazione, è stata interessante. Volevo Grazie. Chiederle una curiosità. È stato possibile interpretare il tipo di attività che stava svolgendo questo rettile? Dunque, semplicemente noi quello che possiamo dire è che la cosa interessante è che, se avete visto le ricostruzioni degli eritrosuchidi, molto spesso sono ricostruiti con un atteggiamento piuttosto sprawling, piuttosto largo, diciamo, con le zampe anteriori e le zampe posteriori piuttosto allargate. Invece la pista che abbiamo scoperto, queste quattro coppie manopiede, indicano una postura abbastanza semi-eretta, ecco, cosa piuttosto strana per questo periodo e soprattutto per questo tipo di arcosauriformi, ecco. Quindi una cosa, la cosa interessante è l'atteggiamento, la postura. Poi che cosa stesse facendo, probabilmente si muoveva, ecco, questo è quello che possiamo dire. Di più non abbiamo altri indizi che ci portano a qualcosa di diverso, ecco. Ma la cosa interessante, ecco, come dicevo, le piste dei tetrapodi che possono fornire delle indicazioni che uno scheletro può non dare, insomma, ecco. Quindi raccontarci di come si muoveva questo individuo. L'altra cosa interessante che tendo a sottolineare, ma che forse si è evinta già dalla presentazione, è che molto spesso paleontologi dei vertebrati tengono in considerazione solo quello che è il record dei body fossils, degli scheletri. Invece le orme hanno un'uguale dignità e molto spesso arrivano a smentire quelle che sono le ipotesi fatte solo sulla base dei resti scheletrici. Questo è un dato molto importante che nelle analisi quantitative e statistiche va assolutamente considerato. Poi c'era un intervento. Grazie. Prego. Scusate. C'era un intervento di
Non so se lo vuole fare lui di persona, Silvano Agostini, che si complimentava e dice che... Ciao Silvano. Ci sei Silvano, vuoi intervenire tu? O ti leggo io? Sardella legge Agostini. Allora, no, cioè, credo che il calco prima della superficie e il consolidamento con nanosilico calci poi sia necessario per provare a salvare questo importante sito. Chiaramente lì penso sia un'operazione da fare. Certamente, no? Già con Massimo Delfino e Edoardo Martinetto si sono già, diciamo così, messi in contatto con degli esperti dell'Università di Torino proprio per capire quale sarà l'intervento di consolidamento più adeguato da portare sulla superficie per preservarla sicuramente. Poi il calco, ecco, ripeto, lì dipende dalla sovrintendenza, se ci consentiranno di farlo, lo faremo molto volentieri. Perché la sovrintendenza ovviamente sta seguendo... Sì, siamo in contatto, diciamo così, costante con la sovrintendenza di Torino. Poi c'è una domanda di Marco Toldo. Nell'ipotesi che un giorno vengano trovati resti fossili, quali sarebbe il loro stato? Le caratteristiche geologiche della Gardetta si prestano ad una buona conservazione di eventuali resti? Grazie. Ma come sappiamo, molto spesso laddove ci si trovano orme non si trovano resti scheletrici, sebbene non sia impossibile. Insomma, ho citato poco fa il caso di Arizonasaurus nella Moenkopi Formation in Arizona, dove sono state trovate nello stesso intervallo sia le orme che i resti scheletrici. Al momento non è stato trovato nulla, e nulla lascia pensare che ciò sia possibile per il tipo di, diciamo, di deposito su cui sono state trovate le impronte. Però non mettiamo limiti alla provvidenza, questo è chiaro. Anzi, ci auguriamo che possa essere il contrario. Io metterei pure inshallah, così per avere un quadro più completo, insomma, speriamo bene. Ma mi chiedo una cosa, adesso una questione che è comune anche a dei siti che possono essere, insomma, anche siti archeologici nell'ottica di quelli di cui mi occupo io, magari, che sono, no, pleistocenici. Cioè il fatto di avere dei siti all'aria aperta, a cielo aperto, che si prestano a essere visitati, a essere, come dire... che siano da turisti o da appassionati, però vanno controllati in qualche modo. Ecco, assolutamente. Un piano di... Un'altra domanda molto, molto, molto importante, perché proprio con l'associazione culturale di cui vi dicevo prima, Escarton, diciamo così, le istituzioni locali, si sta pensando proprio a questo, perché portare un turismo di massa sul sito è veramente una cosa abbastanza difficile. Ecco, delle visite guidate fatte da esperti possono essere sicuramente guide locali, che già in teoria già da anni lo fanno, può essere fatto, però la cosa più importante è evitare, secondo me, un turismo, diciamo così, importante sul sito, evitare proprio che molte persone vadano a visitarlo, piuttosto creare un buon centro visitatori, come quello che sta, penso, sia al centro visitatori del Blätterbach, dove da un lato e dall'altro della valle ci sono due musei che ogni anno hanno migliaia e migliaia di visitatori. Poi esiste anche lì la possibilità di, tramite visite guidate, di ripercorrere quelle che sono state le varie fasi della ricerca, andando a visitare direttamente i luoghi dove sono conservate. Però sicuramente fare un centro museale con delle repliche, per esempio, delle superfici e delle ricostruzioni dei possibili track maker, secondo me potrebbe essere una cosa molto vantaggiosa per tutta la Valmaira e per tutti i comuni della valle stessa, per creare un turismo che possa essere sostenibile. Ecco, qui c'è una domandona che apre un mondo della maestra Titti. Quanti sono all'incirca i siti ricchi in impronte in Italia? Che ne sarà delle impronte di Altamura? Boom! Allora, sono tantissimi. Oramai noi abbiamo testimonianze
da pochi giorni è stato pubblicato su qui alla Sapienza un volume edito dai colleghi Marco Romano e Paolo Citton, che fa un po' lo stato dell'arte delle orme di tetrapodi in Italia. Abbiamo siti che vanno un po' dal Paleozoico, dal Carbonifero, in Sardegna sono state trovate orme di piccoli anfibi, fino alle orme di Homo, insomma c'è di tutto in Italia, e tantissimi siti con orme di dinosauri, che si per lo più concentrati nel sud alpino, in Trentino Alto Adige, in Puglia, ma anche nel Lazio, insomma, in Abruzzo ci sono diversi siti con orme di dinosauri. I siti sono tanti, alcuni versano in condizioni buone, sono ben conservati e ben custoditi, altri un po' meno. Il sito di Altamura è una bella domanda. L'altro anno, nel 2019, è partito un progetto di mirato alla conservazione, ma con uno studio conoscitivo preliminare di tutta quella che era la superficie. A questo progetto ho partecipato con il Museo delle Scienze, anche con dei dottorandi della Sapienza dell'Università di Roma, e siamo riusciti, dopo tanti anni di break, a ricostruire a mappare l'intera superficie, proprio grazie all'utilizzo di queste nuove tecnologie. Abbiamo utilizzato i droni e, grazie a una pulizia profonda di tutta la superficie, abbiamo mappato l'intera area. Adesso però deve partire anche in quel caso un qualcosa di più virtuoso, che porti alla preservazione, a rendere fruibile quel sito, perché in questo momento è stato fatto, a mio parere, ancora poco per quelle che sono le potenzialità del sito di Altamura. Però qualcosa si è mosso, e speriamo che negli anni a venire si creino altre opportunità, ma non solo per il sito di Altamura. Poi se ne scoprono sempre altri, per esempio in Puglia, quasi annualmente viene scoperto un sito nuovo con orme di dinosauri, alcune delle quali sono conservate perfettamente, hanno dei caratteri impressionanti. Quindi io credo che negli anni a venire ci sia ancora la possibilità di studiare, di fare nuove scoperte, di fare sicuramente nuove teorie. Come vi dicevo, credo molto nel potere del record tecnologico, come abbiamo visto, come ha smentito l'ipotesi di Sun e coautori del Triassico inferiore, ma ci ricordiamo bene che le orme di dinosauro del Cretacico, dell'Italia centro-meridionale, hanno portato a una nuova ricostruzione paleogeografica dell'intera area mediterranea in quel periodo. Quindi ritengo ancora una volta che le orme possano agire da forti vincoli paleoclimatici, paleogeografici e paleoambientali, e devono essere necessariamente tenute in considerazione in questo tipo di ricostruzione. Perché vedi, è strano, è interessante come, per esempio, chi fa paleontologia del quaternario nei siti con l'uomo, c'è questa situazione dove c'è la presenza umana diretta e indiretta, no? Resti scheletrici o litica, no? Strumenti, nel caso nel mondo dei rettili, orme o scheletri, no? C'è sempre questa situazione, tracce, la presenza per tracce o la presenza diretta, insomma, non sempre la tafonomia, no? Certo, consente la conservazione di entrambi. È necessario integrare il record. Necessario integrare il record e analizzarlo in toto. Questo è il messaggio che mi sento, insomma, di lanciare. Per quello che riguardava il discorso dell'utilizzo, abbiamo dei siti della fruizione. Ad esempio, Evelyn ci ricorda che a Blätterbach ci sono circa 60.000 visitatori in condizioni, pre-Covid, almeno in condizioni di... Credo che sia l'esempio più virtuoso in Italia, insomma. Tantissimi visitatori... In condizioni di sicurezza, perché ecco, io ho assistito anche a visite guidate sul sito, insomma, in tutta sicurezza, con,
con i caschetti, per intenderci, e anche un bel centro visitatori. Ripeto, ce ne sono due, uno da una parte e uno dall'altra, e entrambi forniscono moltissime, moltissime informazioni. E credo che piccoli centri come questi possono essere fatti un po' in tutta Italia, dove ci sono queste emergenze, insomma. Ci sono poi due interventi, uno di Edoardo Creti, dice potrebbe in futuro diventare come l'altura di Cal Orco in Bolivia, con le orme in bella vista sulla parete in roccia. E poi c'è Silvano Agostini che suggerisce: le tecnologie oggi permettono visite virtuali belle ed emotive tutto l'anno, salvando il sito per il quale non esiste ancora una maturità turistica, e poi la protezione potrebbe richiedere anche la copertura con teli specifici. Assolutamente, sono perfettamente d'accordo con quello che dice Silvano. Io sarei per punto molto più sul, diciamo, su un centro museale piuttosto che su visite guidate. Sicuramente la maturità del sito non è ancora quella di altri siti, e sicuramente prima di avere una situazione come quella di Calorcio che citava il, non ricordo chi ha fatto la domanda, e sicuramente ce ne vuole ancora, il sito deve essere ancora studiato, deve essere ancora messo in sicurezza, deve essere ancora consolidato, quindi finché tutte queste operazioni non saranno fatte, è tutto prematuro. Nel frattempo, creare dei modelli tridimensionali con la fotogrammetria, creare dei calchi o delle stampe 3D o dei calchi, diciamo, con delle resine possidiche, secondo me, e quindi dei piccoli centri visitatori con informazioni su quella che è la storia geologica di tutto l'altopiano, geogarden, chi più ne ha più ne metta, secondo me può essere la soluzione vincente, che porta un turismo intelligente e sicuramente sostenibile. Non so se c'è qualcuno che, appunto, delle persone presenti che prende parte a questa cosa, che può darci ulteriori informazioni, magari, appunto, di chi ha informazioni locali su quelli che sono piani. È sempre visto qualche piano, qualche spesa, qualche progetto in corso, per curiosità. Non so, non che non Massimo non lo possa sapere, ma magari qualcuno vuole anche fare un intervento alla sede giusta. Non so, vedo, per dire, Enrico Collo, ma non voglio chiamarlo in mezzo, vedo che parlava proprio del microfono. Stavo semplicemente suggerendo che forse su questo punto è giusto che parli Giovanni Raggi, che è il presidente dell'associazione Scarton, che ha seguito gli ultimi 5 anni proprio il finanziamento delle ricerche, e diciamo che posso dire è nato tutto dal basso. Da un lato io sono laureato in geologia, non posso dire di essere geologo, laureato in geologia, accompagnatore naturalistico, da anni organizzo corsi di geologia e poi anche di astronomia, che è l'altra mia passione, e attraverso questi corsi, attraverso serate pubbliche in provincia di Cuneo con associazioni tipo Pro Natura, l'Uni3, e poi attraverso Facebook abbiamo fatto sempre una ricerca di fondi dal basso, proprio le persone che spontaneamente davano 50 euro, 100 euro, esclusivamente per poter riuscire a sostenere non le enormi spese, ma semplicemente l'alloggio, il viaggio, le spese di viaggio e le spese del mangiare, del dormire. Per il resto, ovviamente, i ricercatori come Fabio, Edoardo e Massimo di Torino non hanno mai chiesto nulla in quanto ricercatori. E quindi quelle piccole spese, che però alla fine fanno comunque sempre, siamo riusciti a trovarle dal,
dalle persone. Ecco, vedo che c'è anche Roberto Jarre, che saluto, e che anche lui ha dato sempre una mano a coinvolgere anche l'Università di Torino. E quindi, diciamo, è nato tutto fra amici, e fra amici alla fine si fa vedere che si riesce a muovere la ricerca, quella importante italiana, e grazie ancora Fabio per tutto l'aiuto e la disponibilità che ha sempre dato ogni anno per liberarsi dagli impegni e trovare quei 3-4 giorni per venire a trovarci. Per il resto lascerei la parola a Giovanni, che lui sta seguendo, ha seguito tutta la parte dei rapporti con la soprintendenza e con gli enti locali, e che si cerca appunto di rendere realtà quello che Fabio prima si auspicava, quello di realizzare un bel centro visite, e cerchiamo una sede per quello. Ma io mi interrompo e lascerei la parola a Giovanni, che è bravo, merita anche lui due parole, di sicuro. Ciao Fabio, grazie. Sei tremendo, Enrico. Parlare in pubblico. No, comunque vi ringrazio per quanto state facendo. Il nostro obiettivo adesso è creare un centro visite documentare che cresca a fianco della ricerca, perché quello che stiamo cercando è di avere dei progetti sia per la creazione del centro visite e in parallelo dei progetti esecutivi per quello che riguarda la ricerca, perché le due cose devono andare avanti di pari passo. Cioè non vedo una cosa più importante dell'altra, sono tutte allo stesso livello. Dopodiché il centro visite, noi come associazione lo pensiamo un centro visite tarato sulla centralità degli studenti, ovvero un posto dove gli studenti possono venire a fare ricerca, ma possono essere anche ospitati per studiare, e nel contempo tutto quello che è la parte scientifica resa fruibile al pubblico. Quindi lo vediamo più che altro un posto di scambio e di più che un posto fossilizzato museale. Comunque ci sono degli interessi in Valmaira, cioè ci sono delle strutture in Valmaira che potrebbero essere utilizzate per un centro visite. Stiamo cercando di capire da parte delle istituzioni che tipo di impegno ci vogliono mettere perché ciò si realizzi. Insomma, stiamo aspettando che vengano fatte delle scelte che ci possono indirizzare in un modo o in un altro. Una cosa sicura, inderogabile, è che quello che andiamo a fare dobbiamo puntare all'eccellenza, niente compromessi. Le cose vanno fatte bene e devono essere strutturate in modo che siano durature e proiettate al futuro. E quindi queste scelte saranno un po' condizionate, insomma, da queste esigenze irrinunciabili. Cioè, dobbiamo pensare a cosa andremo a fare fra qualche anno e non quello che faremo nell'immediato. E poi sono estremamente convinto, io voglio vedere sul sito, voglio vedere nel centro visite gli studenti, cioè sono il nostro futuro e devono essere portavoce anche a livello turistico di quanto è bella la scienza, e ci devono far scoprire dei mondi nuovi. Sarò un sognatore, ma ci sono tutte le condizioni perché ciò avvenga, quindi avanti a testa bassa, è vietato fermarsi. E ancora grazie a Massimo perché ci sprona a essere concreti. A te Massimo. Come diceva qualcuno, sarai un sognatore ma non sei il solo, insomma, voglio citare brutalmente John Lennon, però insomma... E per dire che effettivamente poi bisogna avere questa ambizione, no? Perché se si va a testa bassa bisogna avere, come dire, con l'obiettivo il limite da raggiungere, perché se ci si accontenta, sono d'accordo, bisogna avere alte ambizioni, perché ci si accontenta, sì, forse chi si contenta gode, ma insomma poi non va tanto bene in questi casi. Io lo dico perché questa iniziativa poi nasce come, no, per il museo, insomma, noi siamo
qui col MUST, che è il Museo Universitario di Scienze della Terra, che stiamo costruendo, e quindi mi interessa anche sviluppare questi aspetti, perché dietro l'elemento scientifico c'è anche tutto un elemento del territorio, le aspettative locali, no? Lo diciamo sempre anche ai ragazzi, le cose sono collegate, ci sono una rete di significati, di aspettative, di necessità, che rendono un progetto poi di successo o meno se tutti gli elementi sono soddisfatti. Io faccio un'esperienza a te opposta dell'Italia, in Salento, dove c'è una grotta dove scaviamo, e lì le persone, i locali, il territorio si attende, no, di avere voce in capitolo. Poi c'è la necessità di tenere il sito protetto, quindi c'è il famoso cancello di cui si parlava, che lì è necessario per tenere le persone fuori, perché sennò ci sarebbe un accesso indiscriminato, e nel passato ci sono stati scavi abusivi, però i locali, giustamente le persone del territorio dicono: ma perché è casa mia, e arrivano questi da Roma o altre sedi a studiare, e io non posso utilizzare le foto perché la soprintendenza mi deve autorizzare. Insomma, c'è tutta questa cosa che si ripete per certi aspetti, no? Voi lo sapete meglio di me, può essere un sito... mi viene in mente un geosito permiano, un sito mesozoico, un sito del quaternario, ma la struttura è sempre quella: territorio, enti preposti come la soprintendenza alla tutela e alla valorizzazione, gli enti che studiano, e quindi, come dire, l'armonia tra queste situazioni va sempre messa in conto. E mi sembra però, nel caso vostro, lo dico insomma da persona che ha scoperto, sapeva dell'esistenza di queste orme da tempo, però poi ho visto che mi sembra un esempio virtuoso. Ora non vorrei essere, come dire, sbagliare mira, però mi sembra che da quello che vedo e da quello che sento siete sulla strada giusta, non vorrei portare sfiga, nel senso che però mi sembra di sì, confermatevi, vedo che sorridete, mi sembra che siate... Le questioni tornano poi, no? Per certi aspetti, le questioni da affrontare, anche quelle che metteva in campo anche Silvano, no? Cioè sulla... Che scelte fare? Oggi abbiamo degli strumenti per avere dei modelli. Anch'io penso spesso che magari un centro visite con la visita del sito virtuale può essere intanto, come dire, un affrontare il primo impatto col turismo di un certo tipo, no? Quello più numeroso e quello meno filtrato. Poi magari si iscrive, può andare a vedere il sito, però con le dovute attenzioni, perché non è una questione elitaria, è una questione di protezione del sito, di necessità di... abbiamo visto che anche per un webinar è stato necessario fare attenzione, no, agli accessi, per dire. Basta uno che entra nel sito e prende a martellate o si porta via il blocco e dice: ma io pensavo di fosse possibile, intanto ho fatto un danno, no? Quindi siamo costretti poi dalla realtà a mettere dei filtri e porre in campo delle attenzioni. E forse il virtuale non sostituisce, come sta accadendo con questi webinar, no? Non sostituirà mai l'incontro insieme in una libreria, in un museo, o anche al ristorante tutti insieme a brindare. Ma intanto però riempie un vuoto, e poi crea delle condizioni nuove, perché noi insieme in questa maniera non ci saremmo mai potuti incontrare, tutto sommato, no? Con queste modalità. Quindi una cosa non esclude l'altra. Ecco, mi chiedevo se ci sono effettivamente dei progetti di valorizzazione, di musealizzazione, al di là delle intenzioni, se c'è qualcuno che già c'è un passo, come dire, in questa direzione, oppure no, non so. Chiedo a voi. Guarda, esiste a Marmora, che è un paesino che sta proprio a valle dell'affioramento, esiste un centro visitatori già, diciamo così, da qualche anno, che ha messo su con la sua estrema buona volontà il buon Enrico Collo, dove già c'è raccontata l'evoluzione geologica del territorio, si parla già della scoperta fatta nel 2008. Basterebbe, ecco, ampliare un discorso come quello, integrarlo con tutta una serie di installazioni che possono essere... come dicevo prima, la realizzazione di calchi o l'acquisizione di un Ticino sucus piuttosto che di un eritrosuchide, accompagnato da tutta una serie di informazioni, dalla realizzazione di calchi vecchia maniera, secondo me può già essere un ottimo punto di partenza. Ecco, quello di Marmora, ecco, è ancora in fieri, molto 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 primordiale, però secondo me già chi vuole conoscere la geologia
del territorio. Una volta che arriva a Marmora, entra in questo piccolo, piccolo centro e già ha un'idea. Partire da quello, ampliare quello e renderlo un piccolo museo, un piccolo centro visitatori, secondo me potrebbe essere la risposta. E oggi ci sono tantissime soluzioni, oltre diciamo sia ai calchi materici, c'è la possibilità di mettere delle installazioni con dei video, dei monitor, dove si può magari visitare virtualmente, come diceva Silvano, tutta la superficie, e magari vedere gli stessi calchi, gli stessi modelli 3D e ruotarli e investigarli in qualunque modo. Secondo me questo è un buon punto di partenza, cioè già esiste qualcosa, un piccolo seme è stato già gettato tanti anni fa da Enrico, e basterebbe, ecco, raccogliere e ripartire da questo punto. È chiaro che servono fondi, servono finanziamenti per fare qualcosa che poi può somigliare a quello che è stato fatto, ad esempio, al Blätterbach o in altre realtà. E poi non ci dimentichiamo che questo può portare anche ad un'occupazione da parte di alcune persone in questo centro visitatori, come accade al Blätterbach. Al Blätterbach ci lavorano diverse persone, quindi sarebbe anche un modo importante per valorizzare la Valmaira. E io penso che, non so Enrico se vuole aggiungere qualcosa, ma credo che sia, ripeto, si può partire da lì. Esatto, sì, magari vi posso raccontare una piccola chicca, come era nata quella piccola sala di quello che è una struttura molto più grande, in cui nell'idea del progetto iniziale doveva essere un centro benessere. Poi purtroppo, come tante volte capita in Italia, si costruisce, si realizza, poi alla fine capisci che ci va un gestore, e nel caso di un centro benessere doveva essere personale medico, che non hanno mai trovato, e quindi è rimasto deserto. Forse la chicca che posso dire su come è nata la sala è che si era fatto un primo progetto, poi anche lì non bastavano i soldi, allora c'è dovuta essere un'integrazione del progetto. I funzionari avevano pensato, facciamo l'ampliamento del centro benessere chiamandolo l'altopiano della Gardetta, no? Come patrimonio geologico italiano. A questo punto mi si erano drizzati un attimo le orecchie e sono andato dal sindaco di Marmora dell'epoca a dirgli: tutti quei soldi per fare un centro benessere, e usato il nome della Gardetta e della geologia, date almeno un piccolo spazio per fare una sala. E quindi, ecco, Fabio, non lo sapevi, ma è nata in questo modo, no? Questa piccola saletta. Adesso però cosa c'è? C'è un progetto, in quel caso, che c'è una struttura enorme, già costruita, quindi nella realizzazione museale bisogna di solito anche prevedere le spese della costruzione. Invece la costruzione c'è già, è vuota, rispetto a quello che ho fatto io da solo, con raccogliendo le pietre, facendo dei pannelli, raccontando la storia, appunto come ha fatto prima Fabio, partendo dal Permiano, arrivando fino al Ladinico e al Giurassico delle rocce più giovani. Diciamo che si potrebbe fare ovviamente tutto con un altro impatto mediatico, soprattutto le famiglie, i bambini, gli porti le ricostruzioni dei rettili uno a uno, i calchi riprodotti, cosa puoi fare a livello di computer con la proiezione. Ovviamente lì sarebbe veramente un luogo dove, oltretutto è un campeggio, quindi è già un luogo per famiglie. Il campeggio, per prima c'erano i signori gestori che partecipavano, visto che hanno dovuto uscire, sono tedeschi, e mi dicevano: guarda che i turisti tedeschi, la Valmaira è caratterizzata proprio per avere un'altissima partecipazione di turismo, diciamo tedesco per dire nord europeo, di lingua germanica, che sono fra i, nel senso che vengono proprio per conoscere
il territorio. Loro sono gli unici che trovo con delle mappe geologiche, ogni tanto seduti vicino a un lago di montagna, che consultano la mappa geologica, oppure vengono per le fioriture di orchidee in primavera. Cioè, proprio un altro tipo di... Cioè, non è vero, perché io lavoro esclusivamente con gli italiani e anche in Italia ormai si può dire che c'è una curiosità di conoscere questi argomenti. E appunto, e i migliori di tutti sono i bambini, i primi che appena sentono parlare di progenitori di dinosauri corrono impazziti e portano i genitori, e quindi è un turismo molto bello. E quindi secondo me tutto l'insieme renderebbe quel luogo ideale e anche economico, perché la struttura esiste già, per semplicemente riempirlo. Tutto qui. C'è Evelyn Custacer che esperienza, penso, voglia dire qualcosa sulla... Sì, visto che è stato nominato più volte il Blätterbach, ho pensato che magari metto due parole anch'io, visto che lì sono stata dal 2005 che noi l'abbiamo tirato su dal punto di vista scientifico e l'abbiamo seguito. Anche il Blätterbach non è una cosa che praticamente è nata in grande e già c'è stata la costruzione che c'è oggi, che è praticamente nata nel 2002 e poi è stata inaugurata nel 2005, giusto per dire. Adesso Umberto Nicosio, non so se c'è ancora qua, è stato tra i primi che in una piccolissima sala della struttura, dove c'è la biblioteca, ma c'è anche ci sono anche i vigili di fuoco, praticamente hanno messo sul primo museetto in una stanzetta, quindi c'è un certo legame con quello che ha fatto il signor Collo, e devo dire complimenti, perché sempre fare questi primi passi è sempre un passo molto difficile. Però visto che si è parlato prima sempre anche del Blätterbach come buon esempio, si può seguire quell'esempio lì, e volendo pensare in grande, come ha detto prima il signor Nino, praticamente ce ne sono possibilità, ci sono anche fondi, anche europei, da quello che ho visto io, o da quello che ho capito un po' quello che dovrebbe essere la vostra zona, forse potete anche attingerci tranquillamente, ci sono modalità per avere fondi proprio per valorizzare entità culturali, paesaggistici come la vostra. E quindi, scusate, c'è mio figlio ogni tanto. Praticamente, e quindi pensare in grande, secondo me, è la cosa giusta qua di fare, partendo però da entità scientifiche giuste. E non pensare solo alla geologia, solo, lo dico in modo proprio voluto, nel senso che chi viene in montagna di solito ha una visione 360 e vuole vedere la visione 360. Lo vediamo anche noi con le guide come le abbiamo formate, che è stata nominata, mi sa che proprio da lei, signor Collo, prima, l'orchidea interessa alquanto come la superficie geologica, come la storia del dinosauro o dell'arcosauriforme in questo caso, come anche praticamente il ghiacciaio e lo sviluppo nel tempo della valle. E se volete pensare in grande anche dal punto di vista museale, non parlo di una struttura che ha 5.000 metri quadri, ma di ragionare di un po' soddisfare quelle peculiarità che sono il vostro ambiente, cioè la vostra zona, il vostro paesaggio, e poi di portare quello al pubblico. E penso che, come è stato nominato prima dal signore Nino, di portare i giovani, portare gli studiosi, di portare anche gli studenti è un'ottima idea, perché è un po' come è partito proprio il Blätterbach. Cioè, siamo molto sinceri, siamo avanti di 30, quasi 40 anni, su di voi, 10 anni di struttura fissa effettivamente museologica di alto livello, ma 30 anni precedentemente che è stata fatta in piccola, a piccoli passi, siamo andati avanti, o sono andati avanti molto prima che ci fosse anch'io. E quindi apprezzo tantissimo quel lavoro che state facendo, vi dico, ci sono le possibilità, ci sono fondi che si possono attingere, casomai si dovrebbero vedere un po' che possibilità ci sono a livello anche locale di supportarvi, però le basi ce l'avete, avete la parte vostra, la parte scientifica, e avete la parte vostra, un territorio che ha una peculiarità tutta sua. E Fabio mi conosce, casomai se avete bisogno vi mette anche in contatto, anche se poi ovviamente c'è anche il muso, eccetera, che vi può aiutare. C'è chi ha già fatto questo discorso, può aiutarvi.
come dire, un modello evolutivo che va a piccoli salti o a saltelli, adesso vediamo un po' che modello usare, però è chiaramente progressivo in qualche modo, è chiaro, è meglio comunque cominciare piuttosto che, no, in vista di un modello di un grande museo o di parco, poi in realtà non cominciare mai, quindi meglio piano, piccolo e progressivo. E c'è Francesco Rubaborer che ci dà, penso, un importante contributo, ha alzato la mano e sono ben contento, lo saluto. Non so se mi sente. Sì, la sento. Ah, eccoci. Salve, ciao. Il problema è analogo ad alcuni contesti di arte rupestre in ambito alpino occidentale, dove appunto le superfici tendono a sfaldarsi quando vengono esposte, quando si rimuove la coltre erbosa che le ricopre. In tal caso, io ciò che dico è questo, che se si scopre alla lunga tutte le superfici per pensare di musealizzarle, alla fine dopo pochi anni si perdono e quindi da un lato avremo un danno sia per la scienza sia un danno economico, perché comunque si sarebbero persi dei soldi portando anzi alla distruzione di un contesto. Penso a ciò che è stato fatto sull'arte rupestre a Ossua in Moriana, dove dopo che hanno scoperto negli anni 80 alcune ampie superfici incise dell'età del ferro, le hanno subito ricoperte perché in quel caso rocce scistose si scaglionavano nel giro di un anno e mezzo, di due anni di gelo e disgelo, questi andavano via. Quindi è un problema molto grande quello della eventuale valorizzazione di quel contesto, perché è valorizzazione ma anche tutela, e la valorizzazione può essere solo fatta pensando non al senza il danneggiamento del contesto, perché il danneggiamento del contesto sarebbe anche uno sperpero di denaro pubblico. Assolutamente, questo è il motivo per cui quello che è stato analizzato è solo quello che purtroppo che è venuto alla luce naturalmente, anzi quelle, diciamo così, quella parte che è stata rimossa è stata nuovamente ricoperta, cioè per vedere quelle quattro coppie che abbiamo diciamo così studiato, è stata rimossa una coltre erbosa, come dice lei, ma è poi stata ricoperta nuovamente proprio per evitare il danneggiamento. Ma non stiamo parlando di scavi, non è mai stato fatto uno scavo lì al Gardetta, proprio per questo motivo, perché altrimenti rischieremo di perdere tutto, come si sono perse, come ho detto, le superfici sovrastanti, quelle con i Ripple Mars. Il rischio è di perdere anche inevitabilmente anche le superfici gloriorme. Quindi per andare avanti, quindi per studiare e scoprire altre parti della superficie, c'è bisogno di un progetto ben strutturato che preveda non solo lo studio, ma anche il consolidamento e la non perdita del bene, come dice lei, che sarebbe anche un danno economico, ecco, senza ombra di dubbio. È proprio per questo motivo che non ci siamo mossi più di tanto, ecco, ci siamo limitati a studiare quel poco che emergeva. Non so se Silvano pure, che ha scritto un intervento, voleva dire, a parte sì, Enrico forse vuole intervenire, però Silvano aveva attivato Silvano Costini. No. Sì, no, io volevo solo dire appunto a Francesco, la prima superficie è uscita nel 2008, è uscita fuori in modo completamente naturale, anzi vi do un'altra chicca, in realtà è uscita fuori quando su quella bellissima parete di Ripple Marks, sopra quella parete nell'autunno del 2007, era stato un anno molto siccitoso, mentre scendevano a valle le mucche, una mucca ha deciso di andare a pascolare sopra la parete e in cima alla parete è scivolata, è caduta ed è franata miserabilmente sui Ripple e ha fatto franare quella prima superficie che Fabio ha fatto vedere prima nella presentazione, quindi quel primo diciamo catastrofe sarebbe successo ugualmente, perché la superficie arriva a 70 gradi di pendenza ed è inevitabile che vada persa. Quindi è uscita fuori in un modo naturale, la diciamo, e il dolore è stato vedere anno dopo anno franare i vari pezzi dei Ripple, che secondo me si potevano anche salvare facendo uno strappo come si fa per gli affreschi nelle chiese, e dopodiché il nostro appello a
qualcuno che venisse per studiare e andare avanti era proprio dovuto al fatto che dal 2008 al 2017, quando poi si è riattivata l'Università di Torino con Fabio, stavano ormai sgretolandosi le prime impronte, e quello lì sì che è stato un dolore vederle anno per anno sbriciolarsi senza che nessuno facesse nulla, pur avendo ormai reso pubblico ed essendo usciti su tutti i giornali le notizie. Quindi questa era stata l'urgenza con cui abbiamo chiamato il gruppo scientifico, che per adesso 3 anni è andato avanti nella ricerca. Era solo per specificare quello. C'è Silvano e poi Francesco ancora. Prego. Io vi chiamo per nome, scusate, sarà molto professionale, però mi viene istintivo di chiamarvi per nome. Prego, Silvano Agostini. Aspetta, non ti si sente, Silvano? No, non riusciamo a sentire l'audio. Forse prova a vedere. Vuoi provare a uscire un attimo e rientrare? Mentre provi a risolvere questo problema tecnico, magari io do la parola all'altra persona che ha alzato la mano. Ormai sono un presentatore televisivo. Prego, Francesco Catanzaro. Buon pomeriggio a tutti. Volevo fare i complimenti al professore Petti per la presentazione, mi è piaciuta tantissimo. E volevo chiedere se erano state ritrovate impronte di pelle o di dinosauro, o comunque di altri rettili qua in Italia. E poi se magari allora le tracce della pelle sono piuttosto rare, stiamo parlando di casi di preservazione veramente eccezionale. Ci sono dei casi che provengono dai siti del Trentino Alto Adige, dove in un caso in particolare è stata trovata la traccia della pelle, quindi una preservazione veramente incredibile. È un caso, che io sappia, un caso solo. Ma non sono dinosauri, comunque, stiamo parlando sempre di periodi precedenti. E poi se il volume che poco fa aveva citato, che raccoglie le impronte, le varie impronte, era... Sì, allora... Guardi, questo volume è un volume che è open access, quindi ogni articolo di questo volume può essere scaricato come PDF dal sito del Journal of Mediterranean Earth Sciences, che è l'ex geologica romana rivista della Sapienza, del Dipartimento di Scienze della Terra della Sapienza di Roma. Quindi può essere tranquillamente scaricato. Poi non so se saranno stampate delle copie, credo di sì, non so quante, in caso si può mettere direttamente in contatto con gli editori, insomma, del volume, che sono Marco Romano, che vedo qui presente nella riunione, e quindi magari lui ti può dare qualche dettaglio in più su come magari averlo. Va bene, la ringrazio. Prego. Buona serata. Vai Silvano, proviamo, se no ti doppio io. Mi sa che ti devo doppiare io, poi magari facciamo come i film russi, io parlo. Allora, un attimo solo, che cerco di riprendere mano alla lunga domanda che aspetta. Ecco qui, la foto del sito a distanza è quella necessaria per vedere l'impronta, la dicono lunga sulla percezione dal vivo di chi non è un esperto. Si rischia di andare a vedere un disegno di gessetto che contorna l'impronta. Ogni sito ha una sua caratteristica. I musei possono invece ispirare l'uno e l'altro e coinvolgere molto il pubblico. L'interpretazione è quella che era, però il comunicato è arrivato. Insomma. No, ma torniamo sul punto precedente. Senza ombra di dubbio, come diceva anche Evelyn, le scoperte del Blätterbach risalgono agli anni 70, quindi ci sono voluti tantissimi anni per arrivare al centro visite del Blätterbach, partendo dalla sala, diciamo così, musealizzata da Umberto e
e gli altri ricercatori della Sapienza alla fine degli anni 90. Sicuramente siamo all'inizio, qualcosa già esiste, come dicevo, che è quel piccolo centro messo su con tanta buona volontà da Enrico. Sono d'accordo con te che qualcuno può avere la percezione sbagliata di andare lì e vedere magari come accade in altri siti, che ne so, penso ai siti enormi di dinosauro della Rioja in Spagna, dove le orme vengono messe in evidenza con dei colori, no? E magari uno va lì e si aspetta di vedere quello. Quello, a mio parere, non sarà mai possibile sull'altopiano della Gardetta, date le condizioni di affioramento. Nessuno potrà mai arrampicarsi su una superficie che sta a frano poggio e vedere qualcosa. Se può vedere qualcosa, la vedrà a distanza e non vedrà nulla. Quindi la cosa migliore sarà proprio quella di puntare su diciamo così, lo sviluppo di un progetto virtuoso, di un piccolo museo, di un piccolo centro visitatori, che poi può portare negli anni, ecco, l'idea che diceva, non ricordo chi lo ha detto prima, forse Evelyn lo ha detto, secondo me è importante, ecco, che ogni anno studenti di anni successivi dell'Università di Torino sono venuti con noi, hanno appreso, diciamo così, qualche notizia sulla geologia, sulla paleontologia dell'area, hanno partecipato a queste scoperte, hanno partecipato a queste analisi. Secondo me quello è molto importante, portare degli studenti, quindi un supporto, diciamo così, ben preciso. Oltretutto penso al fatto che si possono organizzare. Il centro di Marmora, dove mi diceva Enrico Collo prima, volevano fare un centro benessere, è molto grande, cioè la parte dove Enrico ha, diciamo, si è messo su questa sala espositiva è veramente una piccolissima parte di questo centro. C'è anche un vero e proprio centro congressi dentro questa struttura, quindi perché no, magari organizzare degli incontri con esperti italiani e non solo, dove poter discutere di questa e di altre scoperte. Potrebbe essere un centro, che un polo di attrazione come ce ne sono altri in Italia, insomma. Ecco, sono stati organizzati congressi al Muse, sono stati organizzati congressi e conferenze al Museo di Scienze Naturali dell'Alto Adige, dove a Bolzano, non vedo perché non possono essere organizzati degli incontri anche in questa sede, ecco, proprio alla luce di queste nuove scoperte. Come diceva Silvano, a cui devo dare la voce, riuscire a consolidare e salvare avrebbe un valore anche internazionale, sarebbe un racconto bellissimo, potrebbe intercettare anche fondi oltre alla valorizzazione, insieme alla valorizzazione. Sicuramente, come ti ho detto, l'Università di Torino si è attivata in tal senso per capire quali sono gli interventi più mirati per consolidare la superficie una volta scoperta. Non so se sono presenti Edoardo e Massimo, che stanno tenendo, diciamo, le fila di questo tipo di discorso, ma sicuramente c'è bisogno di un enorme sforzo anche dal punto di vista economico. Come diceva Evelyn, magari si può attingere anche a fondi europei che consentiranno di sviluppare gli studi e non solo, anche il consolidamento della superficie. Quindi un esempio anche in quel caso. Ripeto, è una situazione piuttosto difficile, non è semplice immaginare un intervento lì, cioè, perché all'inizio mi ricordo le prime volte che andavamo sul sito, qualcuno diceva: vabbè, portiamo via tutto, portiamo via questa parte di superficie per salvarla. Anche in quel caso sarebbe una situazione piuttosto complicata, perché, cioè, le condizioni di affioramento sono quelle che sono, ma anche la roccia stessa, stiamo parlando di cioè, è miracolosamente salvata dal metamorfismo, quella, diciamo così, quella piccola sfoglia di successione del Brianzonese, per cui
anche la fratturazione è pervasiva nella superficie, quindi qualsiasi tipo di intervento va valutato e va studiato attentamente, e poi sarà scelta la soluzione sicuramente più idonea per portare via il dato in qualche modo. Al momento ci siamo limitati a portarlo via in maniera, diciamo così, virtuale, con delle fotografie che ci hanno restituito quei modelli che comunque sia hanno congelato quella superficie in quel momento. Cioè abbiamo un dato che del 2017, ne abbiamo uno del 2018 e ne abbiamo uno del 2019, quindi anche da lì potremmo fare dei confronti su quello che è lo stato di deterioramento della superficie stessa attraverso gli anni. Stavo vedendo se... Sono saltato fuori, ecco, sono rientrato, stavo controllando le domande. Se posso collegarmi con una bella testimonianza appunto di cosa vuol dire anche per gli studenti dell'università, diciamo che per me è stato bellissimo dal 94 al 97 passare 3 anni in tenda su questo altopiano durante la tesi di laurea. Poi quando l'ho discussa, io l'università l'ho fatta a Genova, c'era il professor Piazza di Genova che dall'anno, appena sentita la tesi di laurea, ha detto: Enrico, ma non ci posso credere che ci sono tutte queste cose, proprio solo sulla stratigrafia, e in quel caso si parlava di stratigrafia sull'altopiano. Allora dal 1998, tutte le estati per 3 giorni veniva gli studenti col professor Piazza a girare sull'altopiano a vedere le bellezze proprio della stratigrafia e dei fossili che si trovavano lì. È proprio questo il motivo per cui nel 2008 abbiamo fatto la prima scoperta, cioè il fatto che tutti gli anni l'università portava gli studenti 3 giorni lassù, no? E quell'anno, appunto, vi dicevo, l'autunno prima è caduta la mucca, noi a giugno, appena sciolta la neve, eravamo lì con gli studenti e visto il crollo dei Ripple, Piazza subito ha detto: ma Enrico, ma non è possibile, sarà, non sarà, ed ecco come mai poi abbiamo coinvolto anche Führer l'anno successivo. Poi purtroppo lui è andato avanti fino al 2012 con le visite con i suoi studenti, poi ha cambiato tutto l'ordine dell'università, è passato a quelli di prima, non più a quelli di quinta, quindi non erano pronti secondo lui ad affrontare una 3 giorni di questo tipo. La cosa bella è che dal 2017 con l'Università di Torino e il professor Martinetto tutti gli anni porta adesso lui i suoi studenti e di nuovo si è ripresa quella tradizione, no, di far vedere ai ragazzi le meraviglie che ci sono. Cioè, pensate che l'altopiano della Gardetta è stato censito nei geositi italiani nel 2001, proprio per quello che aveva visto Michele Piazza, che ha subito attivato con l'ISPRA le schede per a raggiungere quell'obiettivo. Nel 2001 nessuno immaginava che ci fossero delle impronte lassù, erano tutte sottoterra. Quindi secondo me il bello della ricerca è quando gli studenti escono dall'università, vanno sul territorio, girano e così si fanno le nuove scoperte. Quindi volevo testimoniarvi anche questa cosa bellissima, no? L'importanza dell'università e delle uscite didattiche. Noi riflettevamo con Fabio prima di iniziare l'idea di questo seminario, come tutto sommato nella storia, adesso io dico i dinosauri, poi appunto questo è un elemento dolente in questo momento, perché appunto poi sono diventati dinosauri, no? Il pubblico, il telegiornale, l'ha detto il TG1 e quindi sono dinosauri. Poi è difficile, allora mi chiedevo 2 cose, uno, come tutto sommato anche la storia dei dinosauri in Italia dice non ci dovevano essere, quando ero studente io alla fine degli anni 80 la geologia, le conoscenze dicevano che di fatto non c'era l'ambiente geologico adatto e quindi i dinosauri non c'erano, poi iniziavano ad esserci le orme, poi iniziano ad esserci i resti scheletrici e a quel punto bisogna cambiare, no? Cambiare le ipotesi, riorganizzare la paleogeografia, eccetera, eccetera. È la stessa cosa anche qui, io
Senz'altro, in Piemonte cercate le orme, cioè forse avete sbagliato, agli studenti gli dici guardatevi la carta geologica e andate a trovare Evelyn piuttosto che stare a Torino. E invece poi la geologia, la realtà, no, supera la fantasia e c'è una condizione geologica che sorprendentemente, no, invece riserva delle sorprese. E però io adesso vi volevo, stiamo andando verso la conclusione, volevo riflettere su una cosa adesso, vedere come la notizia che è stata lanciata sui media poi ha avuto clamore, perché se no, a parte questo seminario di oggi, questo incontro piacevole di oggi, almeno spero per voi piacevole, ha cambiato, avete avuto riscontro, avete avuto il segnale di un cambiamento della sensibilità, dell'attenzione del grande pubblico, pur parlando appunto in maniera così discutibile di dinosauri, perché poi abbiamo visto l'attenzione e l'accuratezza dell'informazione è quello che è, soprattutto in campo scientifico. Però al di là dell'imprecisione di questa cosa, avete avuto un riscontro positivo o avete avuto più problemi che altro? Questo chiedo a Fabio innanzitutto. Poi. Guarda, sicuramente noi, come ti dicevo, abbiamo prodotto questo comunicato perché pensavamo, come fatto anche altre volte con Evelyn, Custacer, il Museo dell'Alto Adige, al Muse, quando c'erano, diciamo così, delle scoperte a nostro avviso importanti, ne davamo così comunicazione agli organi di stampa. Secondo me se ne è parlato molto, e questo già è importante. C'è stata una eco mediatica veramente, veramente impressionante. Insomma, mi ricordo Massimo Delfino mi ha mandato un report, quasi 200 pagine di, fra giornali locali, giornali nazionali, TV, eccetera. E da un certo punto di vista ho trovato delle testate, ma anche delle, soprattutto le agenzie, molto, molto curate, molto dettagliate. In altri casi, come abbiamo visto, lo stesso telegiornale, il TG1, veicolare delle notizie, diciamo così, un po' distorte. Sicuramente è importante che si accendano i riflettori anche su quella che è la nostra ricerca, una ricerca, diciamo così, di base, che però ha delle ripercussioni su tantissimi aspetti, non ultimo quello, la possibilità, ecco, di ripeto, il nostro lavoro è un lavoro importante, a noi ci riempie di soddisfazione quando riusciamo a portare a termine un lavoro, a pubblicarlo su una rivista e a darne comunicazione anche ai nostri colleghi, ma credo che sia importantissimo e rientra in quella che è la terza missione dell'università, ma in generale della ricerca, di divulgare. È un nostro dovere, in fin dei conti, perché quelli sono cioè, molti di noi vengono pagati con denaro pubblico, e quindi è nostro dovere informare la comunità su quelle che sono le emergenze culturali, le scoperte che vengono via via fatte. E poi se questo può portare un indotto, e per indotto penso a un turismo selezionato, chiamiamolo come volete voi, sostenibile, come si dice oggi, ben venga, creazione magari di centri visite che possono portare anche alla creazione di posti di lavoro, ancora meglio, ecco. Questo secondo me è importantissimo, e sicuramente l'attenzione mediatica, l'eco mediatica che si è sviluppata intorno a questo sito non può che fare bene. Poi ecco, addrizzare il tiro sulla notizia e magari far notare a qualche organo di stampa locale non che quello che hanno detto è poi non così preciso, anche quello è il nostro compito, insomma, ma reiterare ogni volta che verremo chiamati a parlare in qualche studio televisivo o per qualche radio, reiterare quello che è il messaggio corretto, ecco. Sicuramente in Italia non c'è una grossa cultura, secondo me, dal punto di vista scientifico del giornalismo, ecco, molto spesso quelli che fanno il pezzo sulla testata giornalistica non conoscono la situazione, e quindi avvengono queste informazioni distorte. Però sta anche a noi, diciamo così, migliorare, dobbiamo migliorare anche noi per far capire che le informazioni vanno date in un altro modo. Però ripeto,
noi avevamo fatto un comunicato stampa che era dettagliatissimo, ci eravamo messi in più persone di diverse istituzioni, la Sapienza, il Muse, l'Università di Torino, ma non basta, evidentemente non basta, dobbiamo sforzarci di più, questo è chiaro. Diciamo che anche Darwin Day fa fatica certe volte, no? È diventata un po', qualcuno faceva notare che poi alla fine sì, oggi si parla di evoluzione, di tanti temi scientifici interessanti, poi nel corso dell'anno magari si tende un po' a dimenticarlo, o addirittura nelle scuole, e qui ci sono degli insegnanti valorosi in questo senso, si fa fatica a parlare di Darwin, dice sì, però dice, non esageriamo adesso, perché no, sembra quasi ancora rimane quest'aura di, è una delle teorie, no? È una cosa fosse un'alternativa plausibile, insomma, ecco, inquietante. C'è Enrico che voleva dire la sua. Sì, no, volevo solo aggiungere appunto un problema grosso, è stato il quotidiano La Stampa che ad esempio ha titolato il Jurassic Park, proprio nel titolo a caratteri giornali, molte volte vanno sul copia e incolla, se l'ha scritto lui lo scrivono a catena tutti gli altri a scendere, e quindi a quel punto hai perso la serietà del comunicato stampa e non hai più il controllo della notizia, perché è un tipo di giornalismo che purtroppo oggi in Italia va anche in quel modo. Un altro giornale avevo girato a Fabio che addirittura io ero diventato un appassionato di fossili fin da bambino. No. Cioè, ti inventano proprio la tua vita, che ti sorprendi a leggere la tua vita vista da un giornalista. Però dai, forse quello che volevo dire adesso è l'impatto che ha avuto a livello locale, giusto, e la preoccupazione dei sindaci di cosa potrà avvenire fra pochi mesi quando scioglierà la neve, no? Che verrà un flusso di turismo, tutti lì a chiedere dove saranno queste impronte, come si accede, come si vedono. Quindi quello è proprio un problema di ordine pubblico, che già l'altopiano della Gardetta ha molti visitatori durante l'estate, quest'anno aumenterà, secondo me. Bisognerà anche lì trovare un modo, ne parlavo ieri con Fabio, di trovare almeno un modo per informare le persone, non so se una piccola pubblicazione, qualcosa che quando arriveranno dalla struttura ricettiva al parcheggio di accesso all'altopiano, dicono, ci dito delle impronte, di sicuro non potremo arrivare con un museo entro l'estate, quello è ovvio e scontato, però almeno avere qualcosa da dare in mano al turista, dire guarda, sul sito non si può andare, prendi questo e leggitelo, portatelo a casa, ti porterai un bel ricordo. Secondo me poi col tempo tutto il discorso di quelli che sono i gadget legati a questo potrebbe essere uno dei canali di autofinanziamento di un museo che guadagnerebbe moltissimo nei pupazzetti, libretti, fumetti e tutto quello che di solito uno va nei bei siti paleontologici e si compra e i bimbi impazziscono, ma anche gli adulti impazziscono per averli. Quindi in una strada futura forse avere gadget pronti, compresi i pastori magari che potrebbero fare il formaggio, no, con lo stampino dell'impronta sul formaggio, e quello dovrebbe essere quello che è il turismo. Che deve portare. Esatto, vantaggi a tutti, a tutto il territorio, no? E chi lo vive in primo luogo. Quindi speriamola, penso che mettendoci tutti assieme ne escono fuori a volontà là, su questo argomento. In questo senso, quindi benvengano i dinosauri e Jurassic Park, anche se sai, appunto dà l'energia, poi dopo sta a voi, a noi, a tutti noi cercare di portare la cosa nell'alveo corretto, insomma. E quindi vabbè, abbiamo finito il nostro tempo, le due ore sono volate e devo dire che poi potremmo, vedendo la vostra, come dire, l'energia e quella di tutta la partecipazione, potremmo andare avanti per un'altra ora. Oh, penso che vorrei salutare. Tante webinar organizzato sempre col museo, col MUST, con Valentina Rossi, che è un'altra studiosa giovane ha studiato sempre in Sapienza, adesso poi è andata in Irlanda, poi verrà a raccontare a lei la sua storia, e si occuperà di
dei colori nei fossili, quindi sarà una tematica molto molto interessante. Dopo le ricostruzioni, dopo la vita ricostruita dalle orme dei dinosauri, parleremo dei colori di alcuni di questi animali estinti in base a delle ricerche che sono in corso e sono insomma molto molto interessanti. Quindi vi aspetto al solito indirizzo, poi troveremo, magari probabilmente ci sarà una modalità leggermente diversa, vediamo un attimo, per evitare appunto visite indesiderate, però ecco. Intanto ringrazio voi per la partecipazione, l'attenzione, proprio l'energia che sta arrivando, e buon compleanno Darwin, d'accordo sempre. Chiudo la registrazione, vi ringrazio e ci vediamo la prossima settimana. Va bene? Grazie a tutti. State arrivederci, grazie. Grazie. Buona serata.